In principio era l'uomo, passeggiava lungo il giardino nudo e felice. Gli fu affiancata una donna a tenergli compagnia, e da quel momento in poi fu l'anarchia. Galeotta fu quella mela, galeotto il momento in cui mi si perdoni la misoginia, venne sta stronza a farmi compagnia. Amatevi l'un l'altro come Dio ha amato voi, basti pensarla in maniera non troppo differita da come la pensiamo noi. Amatevi l'un l'altro come Dio ha amato voi, si tratta d'amore in senso figurato, il resto lo si scopre poi. E fu così che ebbe inizio una lunga serie di peripezie. Madame aveva capito che era meglio essere restio a turbare la sensibilità ed il volere di Dio. Poco tempo dopo Adamo vide Pietro, che su quella pietra edificò la sua dimora. Ora quando sente discorrere di povertà ecclesiale, la intende senz'altro in senso spirituale. E fu sera, e fu mattino, e il potere divino prolificò nel suo giardino. La strada di salvezza divenne la sacra scrittura, ricordando agli oppositori lo strumento della tortura. E si partì per luoghi ignoti, si partì per l'oro e l'argento, si partì per amor di Dio o per non renderlo scontento. Amatevi l'un l'altro come Dio ha amato voi, basti pensarla in maniera non troppo differita da come la pensiamo noi. Amatevi l'un l'altro come Dio ha amato voi, si tratta d'amore in senso figurato, il resto lo si scopre poi. E fu sera, e fu mattino, e Adamo si ritrovò di nuovo bambino. Frequentava l'Azione Cattolica durante il ventennio famoso, a scuola imparò a pregare prima del suo riposo. E arrivò la democrazia, figlia della Costituzione. Adamo osservava perplesso lo scudo crociato della nazione. Era l'uomo, passeggiava lungo il giardino nudo e felice. Gli fu affiancata la ragione a tenergli compagnia, e da quel momento in poi fu l'anarchia.